Noi ci aspettiamo che nella costruzione della nuova Alitalia si parta da un piano industriale che preveda un cronoprogramma di investimenti soprattutto sulla flotta di lungo raggio, perché non dimentichiamo che la flotta di lungo raggio determina la metà dei ricavi di Alitalia. Poi servono regole di sistema, e qui entra in gioco il governo, servono regole di sistema affinché la concorrenza sia allineata rispetto anche alle compagnie low cost che hanno condizioni diciamo più vantaggiose. Serve il finanziamento del fondo di sostegno al reddito e quindi nella legge di bilancio va previsto questo finanziamento e sostanzialmente queste sono le cose che noi chiediamo al governo. E la questione Atlantia in che modo entra adesso su questo tavolo? Beh, con Atlantia stava negoziando assieme a Ferrovie dello Stato, con Delta, le condizioni diciamo per mezzo delle quali l'azienda sarebbe stata anche nel mercato degli Stati Uniti, un mercato molto importante, molto profittevole. Speriamo che con l'uscita di Castellucci non cambi la strategia dell'azienda. Allora, la cassa, adesso sentiremo dai commissari come stanno le cose, ma la cassa alla fine di luglio mi pare che fosse ancora abbastanza buona, sui 460 milioni di euro. Ad oggi non sono a conoscenza di quanto sta, però come dico sempre, non è il problema di come sta la cassa, perché l'Alitalia sta performando bene, sia sotto il profilo dei ricavi, soprattutto di lungo raggio, e della puntualità. Il problema è come si costruisce la nuova Alitalia, come farla stare in un mercato molto contendibile e quindi quali investimenti apportare alla nuova Alitalia per renderla sostenibile. Senza gli investimenti l'Alitalia non ce la può fare, inutile. Grazie. A lei. Così.